Presento Oliverio, decima edizione della Start Cup, un bilancio di questa manifestazione. Ma il bilancio è un bilancio positivo. Io devo dire che la Start Cup parte con l'unica, quando io ero presidente della provincia di Cosenza, abbiamo sostenuto sin dall'inizio questo importante progetto che successivamente negli ultimi anni è stato assunto a livello regionale, che vede coinvolte le università calabresi e la regione che appunto ha pieno sostegno di questa iniziativa attraverso Calabria Innova. È un progetto importante, interessante, perché offre ai giovani ricercatori e al sistema delle imprese opportunità appunto attraverso un concorso, una selezione che spinge verso un impegno della ricerca verso l'innovazione e naturalmente la selezione dei progetti poi viene premiata. Nel corso di questi anni i risultati sono stati significativi perché la Calabria si è posta nel gruppo di testa appunto delle iniziative Start Cup a livello nazionale, realizzando significativi risultati con progetti interessanti che sono stati selezionati e soprattutto anche sul versante concreto poi della traduzione in impresa di questi progetti abbiamo avuto risultati importanti. Prova è che l'investimento nella innovazione è un investimento importante rispetto al quale bisogna mantenere alta l'attenzione, noi la stiamo mantenendo. Io ringrazio le università calabresi, ringrazio soprattutto i giovani ricercatori che appunto attraverso le loro proposte stanno qualificando questo percorso. Ci sono delle novità importanti quest'anno? Ma quest'anno parte adesso il progetto, vedremo perché ci sono tre fasi, una prima fase nella quale saranno avanzate le proposte, una seconda fase nella quale saranno selezionate le proposte e una terza fase nella quale saranno premiate, che appunto si concluderà entro il mese di luglio. I referenti delle università, i rettori non sono presenti, hanno parlato di un dialogo proficuo con la regione Calabria. Ma il dialogo che abbiamo avviato nel corso di questi anni è più che un dialogo, perché abbiamo avviato una collaborazione. Noi abbiamo destinato 128 milioni di euro al sistema universitario calabrese, abbiamo consentito attraverso questa scelta che noi abbiamo compiuto a tutti i giovani calabresi che sono in posizione utile nelle graduatorie, i cosiddetti beneficiari, i cosiddetti diciamo, presenti nelle graduatorie o non beneficiari di poter fruire delle borse di studio. Al 100% ormai i giovani calabresi possono appunto fruire delle borse di studio grazie a questa scelta che noi abbiamo compiuto di destinare risorse. Quando noi siamo arrivati era meno del 50% la percentuale di giovani che erano posti nelle graduatorie che potevano fruire, che fruivano meglio delle borse di studio per insufficienza di risorse. Grazie a questa operazione che noi abbiamo fatto di investimento siamo riusciti a realizzare l'obiettivo di garantire il 100%, ad aumentare anche la quota delle università calabresi nel riparto nazionale perché si è avviato un circuito virtuoso proprio in conseguenza di questa scelta che noi abbiamo compiuto. Abbiamo destinato risorse anche ai dottorati di ricerca, consentendo a tantissimi giovani di avere qui opportunità. Quella di questa mattina è una iniziativa che si inquadra in questo contesto che vede la Regione investire sul sistema universitario Presidente, calabrese. solo una domanda, siamo alle porte dell'estate, alcuni di questi progetti riguardano la depurazione, dunque una parola rispetto a questo ambito molto, molto problematico ancora adesso per la Calabria. Sulla depurazione abbiamo costituito una task force che sta lavorando, e i punti di divieto di balneazione sono diminuiti nel corso di questi anni e ancora di più noi puntiamo alla diminuzione nel corso di questa stagione estiva, cioè stiamo concretamente monitorando la situazione e i miglioramenti ci sono stati. Naturalmente
una situazione che ereditiamo di mancati interventi del passato non si risolve dalla mattina alla sera, però il percorso che abbiamo imboccato è quello giusto. Grazie. Grazie. Grazie.